Sindaco, ho presentato questo progetto, questa manifestazione di interesse, ci sono due piani, ha spiegato. Sì, ho spiegato con estrema concretezza e pragmatismo che per quanto mi riguarda esistono due piani, un piano A e un piano B. Il piano A è quello che mi ha sottoposto la società Rimini Calcio insieme all'imprenditore Ciuffarella ormai 14 mesi fa. La loro proposta è stata quella di un privato disponibile a investire sullo stadio Romeo Neri, sul rifacimento dello stadio Neri. Bene, io voglio andare fino in fondo, verificare la fattibilità di quanto anche è presentato oggi in conferenza stampa, ma al tempo stesso rimane in piedi per quanto mi riguarda un piano B, perché qualora non si dovesse concretizzare questa opportunità, da parte mia ci sarà la volontà di andare avanti per stralci funzionali, quindi un pezzettino alla volta nella logica del buon padre di famiglia, con investimenti sullo stadio Romeo Neri, quindi sulle tribune, sui distinti, sul lato Riccione, sulla demolizione della vecchia tribunetta che di fatto oggi era inutilizzata, dove c'è il grande bandierone del Rimini bianco-rosso con la scritta Fonola, la palestra Olimpia sotto, insomma un'idea di proseguire anno dopo anno in una riqualificazione del Romeo Neri, perché quello che io voglio è che quando lascerò da sindaco il Romeo Neri non sia più nello stato attuale. Sarò riuscito a riqualificarlo tutto? Non lo so, ma voglio che quantomeno una parte del Romeo Neri cominci a cambiare aspetto. Ecco, questo è un mio obiettivo, sin dall'inizio ce lo siamo posti, abbiamo messo risorse a bilancio, vogliamo andare avanti, verificare il piano A e poi eventualmente attuare il piano B. Che cosa succederà adesso, nel senso quali saranno le tempistiche? Ma le tempistiche sono quelle proprie poi di un partenariato pubblico-privato. I proponenti dovranno dettagliare la proposta, elaborare un piano economico-finanziario. Se si proseguirà su questo iter, poi ci sarà un bando dove chiunque potrà partecipare sulla base di un progetto approvato e proposto da Aurora Immobiliare. Insomma, andiamo avanti con determinazione e con la volontà finalmente di mettere mano al Romeo Neri. Che stadio ha pensato per Rimini? Allora, diciamo che il taglio, noi cerchiamo di fare una base di partenza di circa 12-13 mila posti, estendibile sicuramente fino a 18 mila, quindi le strutture verranno 18-20 mila. Le strutture verranno già impostate in modo tale che se c'è bisogno di aumentare gli spettatori è un lavoro molto semplice e anche poco costoso, insomma, perché c'è già tutto predisposto. Lo stadio viene realizzato per fare partite internazionali, quindi partite internazionali intendo anche un amichevole tra nazionali o tra squadre di Serie A, ci vuole determinati requisiti, quindi gli impianti vengono pensati e realizzati in questo modo, in modo che si può sfruttare bene la squadra di calcio, comunque se organizza delle partite a questo livello comunque può avere sempre degli introiti, delle situazioni insomma che possono essere favorevoli per la squadra locale. Sarà uno stadio chiaramente che avrà anche una funzionalità commerciale e sportiva, oltre che legata al calcio. Sì, prevalentemente sportiva e poi tutto quello che magari ci si può mettere per aggiungere, e noi dobbiamo sempre raggiungere il risultato che deve coprire i costi, quindi se ci servono 1000 metri dobbiamo realizzare 1000 metri, quindi tutti quelli che servono per le attività sportive, che sono sempre la base di partenza ma anche la base di sviluppo, perché noi questo impianto viene pensato per seguire tutte le attività diciamo sportive della città, quindi vogliamo essere la casa di tutti, quindi si creano le situazioni per essere collegati e per avere uno sviluppo migliore per tutti, insomma. Presidente, che cosa vuol dire per il Rimini questo progetto che avete presentato insieme appunto all'imprenditore che poi vorrà realizzare questo nuovo impianto? Beh, è un progetto ambizioso che finalmente darà una casa più moderna sia al calcio che ad altre discipline sportive che attualmente occupano lo stadio. Ecco, quindi un ammodernamento e uno stadio più all'avanguardia dei tempi attuali. Ecco. Sarà importante anche per gli sviluppi futuri della società? Beh, chiaro, uno stadio più capiente, più confortevole, attrae più pubblico, attrae famiglie, di conseguenza anche gli incassi per la società sportiva aumentano.
Intanto qual è il bilancio per quanto riguarda questo campionato da poco concluso? Beh, io sono estremamente soddisfatto, avevamo dichiarato dall'inizio che volevamo centrare i playoff li abbiamo centrati, abbiamo avuto un girone d'andata estremamente eccezionale, un girone di ritorno al di sotto delle aspettative, però la somma totale del campionato è estremamente positiva, ecco. Il primo anno di Serie C siamo stati bravi, ecco. State già lavorando ovviamente per la prossima stagione? Sicuramente Maniero sta lavorando alla prossima stagione, di sicuro non dorme la notte e sta lavorando a tempo pieno. Un momento importante per Rimini perché finalmente insomma c'è una novità bella per quanto riguarda lo stadio. Beh sì, vorrei correggerti, in questi due anni le novità ce ne sono state tante, questa chiaramente è la ciliegina sulla torta perché lavorare per più di un anno in silenzio con quello che senti attorno in un momento nel quale cerchi di ricostruire non è davvero una passeggiata di salute. È chiaro che giornate come queste ti rimettono un po' in forza perché ti danno lo stimolo giusto per attraversare nuove battaglie. Ecco. Che cosa vuol dire uno stadio di questo genere per la società Rimini Calcio? Nella cultura dell'immaginazione e poi tra l'altro nel DNA di questa città, no? Una città dove puoi immaginarti, è quello che ci siamo sempre immaginati, quello che avremmo sempre voluto per fare calcio professionistico, perché di questo stiamo parlando. Noi oggi ci alleniamo in uno stadio, in una situazione promiscua, ce lo siamo infatti bastare e quindi diciamo, agli obiettivi raggiunti dobbiamo sommare anche le difficoltà nelle quali questi obiettivi sono stati raggiunti. Oggi finalmente intravediamo la possibilità di efficientare il nostro sforzo al massimo e poter raggiungere degli obiettivi già chiari dall'inizio del progetto, no? Abbiamo detto, c'era stato chiesto di riportarci tra i professionisti, ci siamo, punto. Volevamo arrivare a fare una stagione convincente, l'abbiamo fatta, al di là del girone di ritorno, non ci fermiamo, quindi vorremmo metterci in condizione di poter fare uno sforzo ottimo e questo lo stadio probabilmente è quello che ci serve per, senza probabilmente, è quello che serve.